Gli account ball devono andare in palestra a pulire. Ora, immediatamente. La partita comincia tra... Partiranno con Mastrino, Iceman, Valiviello, Laffi, Troni, Cimonazzi e Valiviello. La preghiera di Porri che viene portata a terra da Cioppo Santucci, il grande Cioppo. 1-0, Fotta. 1-0, Fotta, Mastroianni al pull. Zona in difesa per la Fotta. Grande Tisio. Fallo non contestato di 48 su Gaspar. Ma prima non parlare chiara da me. Ti giuro la voce, non sembra neanche te dietro. Quando sei ubriaco. Dei Red Bull, Angela Perchini, grande pazienza da parte dei Red Bull che attaccano bene la zona della Fotta e si portano subito pari. Uno pari in attacco la Fotta. Capo ultimo. C'è il 2-1 della Fotta con lo sparo di Fabio Tosi su Lorenzo Arienti. È il 2-1. Paro di Gasperini per Spisso che poi appoggia facile in meta per Max Valiviello ed è due pari. I Red Bull rispondono colpo su colpo di tutti i ragazzi che hanno lavorato alla grande. Fotta in attacco. Il pull esce. Segnaliamo il derby in casa Mastroianni. Bravo, presto, Mastro!
Dai, arrivare! Presta, più vicino, più vicino! Sopra così, non ti scalda... Guarda, davvero! C'è stata una chiamata di Pippo. Vai maestro! E subito per vedere di trasformare il primo break di questa partita. I Red Bull ritirano la chiamata e quindi il disco torna in mano alla Focca. Voi ragazzi, nudi sul disco per vedere la Focca di portare a casa il loro attacco dopo aver subito una difesa non convertita. La Focca trasforma il 3-2, Santucci, Sottosi dopo un bello sparo da metà meta di Morri e quindi anche una chance di breccare subito la Focca, chance che di nuovo. Un bel pull da parte di Matteo Casone che sta molto in aria. Tognetti sul disco. I giocatori a dirimerla, tra l'altro. C'è lo sparo di Tognetti su Max Vagliviello per il 3-3. Vivo? Te vecchio. Pull di Simonazzi. Fuori. Dai,
C'è il 4-3 della Focca col rovesciato di Arienti su Tonelli. Buona la pressione difensiva di Andrea Mastroianni al pull con la Focca in vantaggio per 4-3. Da fastidio, eh? Com'è? No, non prendo. Passa. Oh, dammi a me, oh. Lo stai cercando di fare? Quattro pari, un bellissimo inside out di Gasperini per Proni. Quattro pari, Pisso, scusate. Quattro pari, pull questa volta in campo di Simonazzi, Arienti per Nudi. E c'è una grande meta della Focca, un tuffo per Santucci con cazzo. Mario, bad spirit, eh? C'è best player Scalante. E c'è lo sparo di Mastroianni in meta per Cantù. Quella è la sua reazione. Bocca al lupo Mastro. Fantasiosissimo inside, grande mano da parte dei giovani ragazzi di Bologna che si portano sul 5 pari. Vai,
L'arco della bilancia, ragazzi. Vieni con me. E poi però sfida la regola del 100, rega, i principali saltatori in Italia. C'è il primo break dei Red Bull di Vagliviello sulla leggenda Morri, attenzione! Tosi ninja con il tercetto alto. Cazzola in the sky above a sfiorare il disco per un'altra difesa. Un attacco importante prima della time. Attenzione, è finito il tempo dell'half time, 40 minuti. Half time, la sportellata incredibile. Simonacci, difesa fondamentale per la Fucca. Una risolta, si ricomincia. La Fotta recupera il disco, si fa un errore dei Red Bull, attenzione, mezzo misunderstanding, nudi e orienti. Il match, il punto è molto importante. Grazie comunque.
88 From Nowhere, però purtroppo poi il disco più grande degli altri. Sei fatto benissimo, vero? C'è un maiale dell'odio. Per Gasperini, e Gasperini finalizza su Palm. Attenzione, un altro break Red Bull che si portano lifetime sull'8-5. Ricordare a tutti che oggi in campo abbiamo ben 15 dei 24 atleti che rappresenteranno l'Italia nella categoria Open al Mondiale di Londra. E quindi ragazzi, non dimenticate di andare sulla nostra pagina FIT per sostenere le nazionali Italia. Quanto tempo è che state là? Giustamente dai Kiss My List ci segnalano che ci saranno anche i mondiali Under 20 e gli europei Under 17 rispettivamente a Gante e a Francoforte, quindi un grande applauso anche agli atleti junior. Tutte in Polonia, Wrocław, non a Francoforte. Mamma mia, che pignoli, questi di Cremona. No, no, è di buono. Attenzione, Gatto Rizzonta, un grandissimo intercetto. Mamma mia, ci vuole la Croce Rossina delle Disco Volo. Dov'è? Andate a aiutare quel poveretto là nell'angolo, su. Però grande Max. No. C'è un'altra chiave? No, stanno ancora discutendo. Cago con lo sparo, non si capisce. C'è lo sparo di Max Vanigliello su Guglielmo Fini detto Gullo, è la grande intera della nazionale per il 9-5. Attenzione, attenzione, è il quarto break per i Red Bull. Piovono critiche sul commentatore di... è questo mondo fantastico, io voglio stare lì. Bravo Bergi! Bravo Bergi! Senza Bubba e coi di free. Torniamo alla serietà. Disco in mano la fotta, 9-5 Red Bull. E c'è lo sparo di Condor col contagiri. C'era stato un intercetto di Simonazzi su Santucci. Imparziale, eh? No, ma io non, fino adesso non ho detto niente, ho lasciato parlare Rega col microfono. Attenzione, c'è l'Esti di Tonno, attenzione, per la meta del 9-6, Tonelli, Tonelli! È un buon pool in campo. È la Madonna.
Con la muta dei Red Bull del 10-6 rovesciato chiamato dalle e si riparte sul 10-6 Red Bull. È tornato intanto Marco Barattini. Randazzo è desiderato la cabina regia, grazie Enrico Randazzo. Che la scelta era giusta, purtroppo non c'è stata l'esecuzione. Bravo Laffi, forse colpa del bulbo. Attenzione, c'è un gran lancio inside out di Arienti per Tonelli dopo un grande buco di Morris sulla scella e la fotta rimane viva 10-7. Il voto del Cota della prima partita nello spirito è bollente. Matteo Casone al pool, che però purtroppo esce dai confini. Laffi ci prova col tuffo, ma il disco è largo e Mastroianni per Morri, però purtroppo lungo. Attenzione, troppo fresco. Bravo capitano. Ringraziamo il nuvolone e attenzione, c'è lo sparo di Laffi. Lo spisso e poi appoggia con una presa alta. Attenzione, 11-7. 11-7, i Red Bull mantengono il vantaggio. Un famoso qui a Cremona. Intermezzo musicale imbarazzante da parte di Marco Barattini, si riparte sull'11-7 Red Bull. Se mi trovi una persona con
pressione difensiva altissima per i Red Bull. Quarto gol alla fine. Dopo un grande buco di Simonazzi, disco e Red Bull. C'è la meta della fotta, Tonelli su 48, nonostante il bel tentativo in tuffo di Michele Proni. Sull'11 a 8, mancano circa 10 minuti, sono forse le ultime possibilità per riaprire la partita da parte della Fotta. La gran presa in due tempi di Vagliubiello che... attenzione c'è la meta di Spisso sull'assist di Vagliubiello e siamo quindi 12-8 per il imbarazzante. Un applauso a Calanca. E c'è un gran sparo di Fabio Tosi Ninja, preciso per non uno ma due dei suoi compagni di squadra. Alla fine lo prende Mastroianni e la Fotta rimane lì 12 a 9. Mancano 7 minuti alla fine del tempo. La valutazione dello spirito di 45 giri Gremlins, quindi sono, le due squadre sono pregate di votare quanto prima. Randazzo è desiderato in cabina regia, è la seconda volta. E intanto c'è il pool di Arienti, ricordiamo 12 a 9 Red Bull. Oh!
una grande presa in cielo di Gullo. Un intercetto pazzesco di Cognetti in cielo. Che sfida la regola del 100, Morris sfiora l'intercetto. Gasperini la mette, piazza verso Menazzi, 13-9, la fetta spreca la possibilità di tornare sul meno 2. C'è l'ottimo pull di Chini che sta in campo. Fotta disco in mano sotto 13-9. Intercetto alto di Federico Vantadori desidera calzare, date una mano a Derry Randazzo. C'è lo svedese di Simonazzi per Chini che purtroppo non porta a casa il punto, fotta di nuovo con possibilità di ci sotto. Sparo perfetto di Matteo Casone per Alberto Tonelli, un applauso, e la fotta rimane ancora in partita, 13-10 e time is over, ci comunicano, time is over ora, quindi si giocherà a questo punto e poi Capuno. Attenzione!
Si avvicina alla linea di meta. Per i Red Bull, un grande applauso per questa bella finale. È la fine di un'epoca, ci dicono dalla regia. No pleasure, no.